Andiamo in diretta a San Giovanni Teatino con il nostro Paolo Renzetti, che è in compagnia del sindaco Marinucci, che saluto e ringrazio, perché a San Giovanni Teatino oggi scuole chiuse e si prosegue chiaramente lo screening adesso alle vostre spalle in pausa pranzo, ma riprenderà nel pomeriggio. Linea a te, Paolo. Grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio da San Giovanni Teatino, un ringraziamento anche da parte mia al primo cittadino Luciano Marinucci, grazie sindaco. Allora, scuole chiuse nella giornata di oggi, lei ha firmato quest'ordinanza, la percentuale di positivi piuttosto alta emersa da questo screening, è così? È una richiesta precisa da parte della Direzione Generale della ASL di Chieti, che ovviamente sta realizzando e coordinando questo screening sul territorio con la supervisione della dottoressa Rosa Borgia, che è la responsabile di area, e la dottoressa Elisa Concistre, che è la responsabile del territorio. Questi dati che noi ovviamente andremo a seguire a dire sono dati che comunque sono stati forniti direttamente alla ASL Chieti, che li ha forniti al comitato tecnico scientifico, che oggi pomeriggio dovrà prendere una decisione. Quindi a questo punto oggi scuole chiuse, sindaco, e domani nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni bisogna anche un pochettino capire i dati in generale, perché l'area metropolitana ha dei dati che non sono affatto confortanti, e quindi è probabile che la Regione oggi possa intervenire direttamente e quindi predisporre un'ordinanza generale sull'attività scolastica, perché i dati sono, diciamo, fuori controllo. Tra poco ascolteremo anche a tal proposito le dichiarazioni in un'intervista che il Presidente Marsilio ci ha rilasciato qualche minuto fa, proprio la posizione della Regione sulla questione scuole. Sindaco, vogliamo dare invece, tornando a questa stretta attualità, qualche numero? Quante sono le persone che sono state seguite in questi screening e quante persone avete sottoposto ai tamponi rapidi? Allora, noi abbiamo fatto in due giorni e mezzo, quindi nella giornata di sabato 30, domenica 31 e questa mattina 2840 tamponi. Devo dire di questi 2840 che quasi 500 sono di persone non residenti su San Giovanni Teatino, che gravitano su San Giovanni Teatino, lavorano qua e passano gran parte della giornata qui a San Giovanni Teatino. 41 sono stati positivi riscontrati, il 50% sono cittadini di San Giovanni Teatino, e ci tengo a precisare che questi soggetti riscontrati positivamente sono tutti asintomatici, quindi sono persone che andavano necessariamente individuati per poter poi consentire di diciamo, chiudere in un recinto quelli che sono oggi i soggetti positivi, evitare di possano contagiare altre persone, quindi è una delle operazioni principe per poter arginare il Covid-19. Lei diceva, lo dicono più che altro i numeri, i dati, che nell'area metropolitana Pescara-Chieti c'è una situazione un po' più complessa rispetto al resto della regione, però sindaco, è anche giusto, doveroso non drammatizzare, questo è anche il messaggio che si vuole lanciare alla cittadinanza. Assolutamente no, noi abbiamo ad oggi 8 classi in quarantena nei vari circoli di San Giovanni Teatino, per motivi che poi alla fine sono stati rilevati attraverso le linee di contagio. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, però è evidente che sulle scuole probabilmente il fenomeno trova tranquillamente la possibilità di riprodursi. Sicuramente dobbiamo stare molto attenti a questi fenomeni, aspettiamo che la Regione Abruzzo prenda un provvedimento. Io mi sono sentito costantemente col governatore, con il direttore regionale della protezione civile, e devo dire che mi sono anche un pochettino lamentato, perché noi stiamo facendo delle operazioni che riguardano i cittadini di San Giovanni Teatino, però ci siamo trovati a dover assistere e servire anche persone dell'area metropolitana, e 500 persone non sono poche, la stiamo facendo col personale del COC comunale e con una serie di volontari che voglio ringraziare, gli odontoiatri del territorio di San Giovanni Teatino, i medici curanti in parte e altri soggetti che sono infermieri, che magari sabato e domenica avevano riposo e invece si sono prestati a questa azione di volontariato.
Lei parlava, Sindaco, proprio dei colloqui che ha avuto con il governatore della Regione Marco Marsilio. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere proprio l'intervista che abbiamo realizzato in tarda mattinata con il presidente Marsilio, che parla anche della situazione nelle scuole della nostra regione. La regione è attenta a tutte le strutture abruzzesi, stiamo potenziando tutto il sistema. Questi lavori che abbiamo inaugurato oggi serviranno a rendere ancora più funzionale ed efficiente l'ospedale Covid, perché mette a disposizione spogliatoi, studi medici a servizio delle terapie intensive e del reparto di malattie infettive. Quindi stiamo proseguendo nell'opera di rafforzamento dell'offerta sanitaria e soprattutto con particolare attenzione a quella che riguarda il Covid e le malattie infettive. Restano ancora tanti però i ricoverati in questa struttura. A maggior ragione è necessario continuare ad investire e a fare in modo che la risposta sia sempre più all'altezza delle esigenze e delle necessità. Da oggi, Presidente, l'Abruzzo in zona gialla, questo non vuol dire però abbassare la guardia, il messaggio alla cittadinanza soprattutto questo. Sì, lo ha già detto lei, non è che siccome siamo in zona gialla è festa per tutti, bisogna avere prudenza, consapevolezza, serietà e senso di responsabilità, perché ci vuole poco a far riesplodere qualche focolaio e siamo una regione piccola, nei piccoli numeri bastano pochi focolai per ritornare ad avere un indice RT che si impenna, che supera quella fatidica soglia di 1 che potrebbe riportarci in arancione nel giro di pochi giorni. Quindi è importante continuare ad osservare tutte le misure di cautela e di prudenza che ormai fanno parte della nostra vita da molti mesi. Presidente, per chiudere, preoccupato di quello che sta succedendo attorno al mondo della scuola, perché ci sono diversi e comprensivi chiusi nella nostra regione, a Pescara, a San Giovanni Teatino. Si chiudono quelli che è necessario chiudere e su questo nessuno, diciamo, fa polemica o contrasta con i sindaci e con le autorità sanitarie locali che adottano questi provvedimenti, però dobbiamo cercare di difendere e preservare il diritto degli studenti di andare a scuola e di farlo in presenza, perché il debito formativo che abbiamo accumulato con mesi e mesi di didattica a distanza rischia di pesare per molto tempo sulla vita di questi ragazzi. Paolo, prima di tornare da te, dal sindaco, do anche il dato definitivo di Francavilla, dove ieri si è chiuso lo screening. Sono 5.388 i tamponi eseguiti, tamponi rapidi a Francavilla, e 25 i positivi trovati durante questi 2 giorni di screening. Dico anche che a Francavilla la scuola di Cetti è stata chiusa perché proprio in mattinata c'è stata la comunicazione di un bambino trovato positivo, e dunque scuola chiusa oggi a Francavilla. Solo per dare qualche altra informazione di servizio, linea che può tornare a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo. Allora, a proposito di dati, di numeri, prima lei, sindaco, ha dato i numeri, i dati per quanto concerne questo screening che continua qui a San Giovanni Teatino. Invece, al di là di questo, qual è la situazione ad oggi di positivi nella sua città? Beh, noi il dato ufficiale di questa mattina, quindi prima che iniziavamo a fare il screening della giornata, abbiamo 122 positivi e 134 persone in quarantena. Ovviamente nella giornata di oggi ne abbiamo trovati altri 4, quindi andremo di sostanza a 126 positivi nel comune di San Giovanni Teatino. Tengo a precisare, questo va detto, che i 122 non sono 122 persone che non tutti almeno hanno sintomi di riferimento al Covid, quindi non sono né influenzate né altro. Quindi l'importanza di questo screening sta proprio in questo, in aver intercettato i soggetti che sono asintomatici, che quindi mantengono in vita questo circolo del contagio che altrimenti non finirà mai. Quindi sì, è vero il vaccino, è vero l'immunità di gregge, però è anche vero conoscere realmente la condizione di chi è portatore e che sicuramente nel suo percorso contagia altre persone, che nel caso in cui dovessimo avere soggetti che hanno altre patologie potrebbero sicuramente ammalarsi in modo anche grave.
Da oggi Abruzzo zona gialla, abbiamo sentito anche nell'intervista con il presidente della regione Marsiglio, è giusto, doveroso però non abbassare assolutamente la guardia, anche perché al Covid Hospital di Pescara sono ancora tanti i ricoverati. Allora a tal proposito io direi di andare ad ascoltare le parole del primario del reparto di unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il dottor Giustino Parruti. L'utilizzo della mascherina è assolutamente una cosa di fondamentale importanza, anche, e lo dico da operatore sanitario, da parte dei vaccinati, nel senso che abbiamo la necessità di consolidare le evidenze che il vaccino riduca la circolazione, e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo è ancora modesto, quindi tutti, anche noi operatori sanitari, dobbiamo mantenere un altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria. Purtroppo la realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione, e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. La scommessa era: se vogliamo fare scuola in presenza, attrezzarsi. La politica degli screening che il Presidente ha favorito, devo dire in modo molto forte, ci ha dato dei risultati importanti. Per Pescara abbiamo identificato 250 portatori asintomatici, che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo intensificato l'attività di screening sulle scuole, e quindi è chiaro che il monitoraggio è fondamentale, perché laddove si determinino delle circolazioni iniziali dobbiamo intervenire con provvedimenti anche contenitivi, perché tutto il sistema possa continuare a funzionare. Do ancora qualche altro dato sullo screening nel Chietino, negli altri comuni. Ad Ortona ad esempio sono stati 4.641 i tamponi eseguiti e 5 positivi trovati, a Fossa Cesi invece non ci sono stati positivi con 1.148 tamponi. Paolo. Sì Alfredo, tra l'altro volevo far vedere anche a beneficio di telecamera, ringrazio Loris Bennato, questo opuscolo che viene distribuito, viene mostrato a tutti coloro che vengono qui a sottoporsi ai tamponi rapidi, le raccomandazioni che sono sempre le stesse ma che devono essere sempre più osservate, soprattutto in questo periodo: il lavaggio delle mani, l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento e tutte le altre prescrizioni. Sindaco, siamo in conclusione, tornando a questa situazione di San Giovanni Teatino, domani dovrebbero chiudersi, diciamo, gli screening gratuiti qui a San Giovanni Teatino, oppure c'è la possibilità che diciamo, ci possa essere una proroga e dunque continuare anche per i prossimi giorni? Allora, non è per mettere le mani avanti, ma per far capire anche ai miei cittadini che questi provvedimenti sono ad esclusiva tutela della loro salute e partono dalla ASL di Chieti, che ha in cura la salute di tutti i cittadini della provincia di Chieti. Quindi aspettiamo una comunicazione ufficiale, così come è stato per la giornata di oggi, dal direttore generale Schöll della ASL di Chieti, che condividerà con il comitato tecnico scientifico della regione Abruzzo messa in piedi, e quindi se dovessero nascere ulteriori condizioni di dover prima ogni cosa continuare con gli screening, è evidente che la struttura dovrà continuare a fare i tamponi ai cittadini di San Giovanni Teatino, e a questo punto dico ai cittadini solo esclusivamente di San Giovanni Teatino, perché come ho già detto poc'anzi abbiamo fatto oltre 500 tamponi a chi magari si muove sul territorio. Se la Protezione Civile non prende in carico questo servizio, io credo che con i COC comunali, che sono non altro che i dipendenti comunali distolti dal lavoro che devono svolgere per fare delle condizioni che potrebbe tranquillamente fare la Protezione Civile con il manager disaster che la Protezione Civile ha individuato col direttore regionale, e quindi se i dati di San Giovanni Teatino sono preoccupanti è ovvio che noi aspettiamo che ci diano delle direttive chiare in merito. Grazie al sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci. Da San Giovanni Teatino, dalla palestra della scuola di Largo Oetila, è davvero tutto. Linea allo studio, a te Alfredo. Sì Paolo, solo per completezza di informazione diamo anche il dato di Lanciano, e così chiudiamo
questa parentesi dedicata agli screening, 4.402 i tamponi eseguiti a Lanciano, 21 i positivi, 2 tamponi sono stati annullati e 5 sono quelli dubbi, per cui bisognerà ripetere l'esame, credo a questo punto, con il tampone molecolare per fugare ogni dubbio. Io ringrazio ancora una volta il sindaco San Giovanni Tetino, Luciano Marinucci e Paolo Renzetti e Loris Bennato per questo collegamento.